Nel corso dell'evoluzione, il cervello umano ha imparato a riconoscere gli schemi ricorrenti, connettendo fra loro le informazioni che riceve dall'ambiente. Se è stata fin qui fondamentale per la nostra sopravvivenza e in genere svolge discretamente la sua funzione, questa abitudine biologicamente programmata ci induce però a inventare cose che non esistono. Ogni giorno noi umani creiamo connessioni fra eventi fortuiti e attribuiamo un significato alla casualità. Sebbene tali tendenze non siano sopprimibili a comando, avere consapevolezza di essere soggetti a questa forma di compulsione ci consente di fermarci quando la nostra propensione a ricercare schemi in ogni cosa comincia ad oltrepassare il limite. E non si tratta di un problema di poco conto. La gente investe enormi quantità di tempo e denaro per gettarsi anima e corpo in complessi sistemi di credenze che si reggono sulle fragili fondamenta della coincidenza. La soluzione è sì tenere in considerazione l'enorme capacità che il cervello ha di rilevare schemi regolari, ma vigilando sul modo in cui la applichiamo nei fatti della vita. Sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Cosa rende felice il tuo cervello di David Di Salvo.